Noi oggi riuniamo i nostri delegati, le nostre RSU, per ragionare con loro sulla ripartenza e quindi cosa la RSU deve fare all'interno della singola istituzione scolastica, perché non ci dimentichiamo che le regole che ci sono nella pubblica amministrazione, pubblico impiego e quindi anche nella scuola sono regole che dicono che si contratta all'interno di ogni singolo posto di lavoro e quindi anche nelle istituzioni scolastiche sia l'organizzazione del lavoro sia la distribuzione delle risorse. E siccome l'organizzazione del lavoro è cambiato tantissimo adesso in ragione della emergenza pandemica, è bene che la RSU abbia consapevolezza del proprio ruolo, come deve avere consapevolezza del proprio ruolo la RLS, che è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, perché in questa situazione occorre che ciascuno faccia la sua parte. Noi abbiamo visto che ci sono piani per la sicurezza predisposti, ci sono risorse predisposte, però occorre che ci siano operazioni condivise in modo tale che si affrontino le questioni che consentono alla scuola di fare un passo avanti e non invece trovarsi di fronte a dei rischi di chiusura ulteriore. Siamo per l'obbligo vaccinale, insistiamo su questo versante, dobbiamo prendere atto che di fatto il personale scolastico è nella stragrande maggioranza dei casi vaccinati e questo ci fa piacere. Dobbiamo fare in modo che chi è fragile possa comunque svolgere la propria attività. Devono esserci delle risorse perché si possa consentire alle scuole di magari sdoppiare le classi numerose, perché ne abbiamo qui in provincia tantissime classi numerose, però non è stato fatto niente su questo versante, come non è stato fatto niente sul versante dei trasporti e del tempo scuola da dare ai ragazzi. Bisogna aumentare il tempo scuola per i ragazzi perché in situazione di pandemia necessariamente c'è bisogno di tempi più distesi.